un ciclo stile degli anni 20-30, qua delle foto della fabbrica con i dipendenti degli anni 30 anche qua. E qua la pettorina che si mette nel disosso, il guanto che si mette per il disosso e l'ago sonda per sondare i prosciutti. È fatto in osso di cavallo perché ha una porosità perfetta per mantenere l'odore per pochi secondi. E poi con la seconda forata si deve essere pulito, non avere più residui precedenti. Ecco, e qua sono raccontati quelli che sono i mestieri di un settore. È quello che sia nel fresco che nel stagionato separa le ossa dalle parti carne. Il mondatore è quello che col coltello toglie le parti magre da quelle di tessuti connettivi, nervi, nervetti, per far sì che ci rimanga solo la polpa di magro. Ad esempio, in un salame a macina grande, se rimangono dei nervetti o questo tessuto connettivo che Dopo avvolge i che muscoli, rimangono tra i denti ed è fastidioso. Però è un'operazione che bisogna saperla fare, diversamente si ed è rovinerebbe la anche carne. adesso ancora E ancora sono adesso, è sì. ancora adesso, è ancora Cioè non adesso. c'è un macchinario che l'abbia Ci sostituito? sono dei macchinari per disossare, però rovinano la carne. L'aspirano per depressione e ne esce una poltiglia. E si fanno i prodotti di seconda. Perché È questi come mortadella. la vendemmia con la macchina, Ma tutta no, con questa la roba. rovina la carne, invece che a Tira mano rimane. dentro animali, tira dentro Di di tutto, tutto tutto, e e quindi noi. dopo il salatore, quello che soprattutto nel prosciutto dà l'impronta qualitativa al prodotto, alle spezie, per noi, come dicevo prima, è un momento chiave. Pensate, abbiamo due tecnici che tutto il giorno fanno le spezie per prosciutti cotti e salame, perché c'è tutta la tracciabilità. Però quando prendi il macis, che è la scorza della noce moscata, devi prendere 100 grammi per fare quella attività di quel prodotto. Deve prendere 50 grammi di chiodi di garofano per fare quelle che sono le conce. Ad esempio, nel prosciutto cotto, noi un po' per esperienza nostra, un po' che sono andato a Torino, dove c'è la Parca del prosciutto cotto, ancora oggi molti negozianti si fanno il prosciutto cotto, che è una cosa un po' complessa. Però siamo andati là a prendere ispirazione per sapere come sono i segreti, perché fanno i cotti molto buoni. Quindi abbiamo messo insieme una concia con 12 spezie e aromi diverse. Il ginepro, chiodi di garofano, cannella, Siete fatti la semi di ricetta finocchio. vostra? Ci siamo fatti la ricetta nostra, ma tenendo conto che il semi di finocchio, se in quantità sopra il 6%, diventa un prosciutto cotto al finocchio, cosa che non volevamo, mentre al 2% dà freschezza. Il ginepro, bevendo un gin, senti astringenza al palato. Anche in quel caso dà pulizia al palato se stai al 2%. La cannella andiamo al 20% perché dà dolcezza. Da altri aspetti, tutte queste Certo. cose abbiamo condiviso con degli esperti e messe in questa ricetta dei nostri Studiato, cotti. studiato Facciamo parlando. bollire questi aromi e spezie e il brodo microfiltrato che ne risulta è una base aromatizzante, quindi non polverine. Così facciamo i prosciutti cotti e per fortuna stiamo avendo successo. Tant'è che vendiamo a Torino i prosciutti cotti, che è una cosa abbastanza per noi motivo di orgoglio. Quell'attività lì ognuno sarà un osservatore, Sì, questa è una grande specializzazione, sì. Diciamo, chi fa tutto oggi no, qui adesso non è più portiamo via il pensabile. nostro prosciutto. Qua sono i prosciutti che è rappresentato qua il tempo. Sì, sono veri, li cambiamo ogni mese perché sono prodotti che hanno 24 mesi, sono molto stabili, poi qua la Io temperatura. amo questo, San Daniele. Beh, Come adesso aroma io profumo, non mi voglio. dispiace, ma a me piace San Daniele. Io non Lei voglio fare cartellino vendite, noi giallo. abbiamo anche lo A lei spazio, diamo il se cartellino giallo, volete, questo gli non piace a tutti e due. diamo il cartellino giallo. No, ci sono prodotti straordinari da una parte e Sì, altri certo. dall'altra. No, ma è una questione Ecco, di gusto. diciamo, È un po' più se devo dolce. spendere una parola sui due consorzi, io a casa porto il Parma. Però sono un centinaio di produttori a Bravo, ho Parma. già capito cosa vuol dire. E sono 21-22 San Daniele. A Parma quest'anno si saleranno 8.900 pezzi, 8 milioni e 900 pezzi. A San Daniele 2 milioni e 700 mila pezzi. Già questo ti fa capire la differenza di disponibilità. Soprattutto questi 2 milioni e 700 mila pezzi sono un po' meglio gestiti, perché il consorzio più piccolo dicono: allora noi da 2 anni fa vendiamo prosciutto solo di 13 mesi. Tutti si sono adeguati. A Parma sono 11-12 mesi. Qualcuno prova, passiamo a 13? No, perché ci sono alcuni, tantissimi
tra virgolette, o aziende, industrie o altre che non hanno interesse a tenere un anno, un mese in più tutti i prosciutti, che sono rimessa, soldi, è una rimessa grande. E poi andiamo a quello che è la numerica. Ci sono industrie grandi che il prosciutto lo hanno come specialità, come speculazione, perché devono avere a catalogo. Molte industrie le hanno abbandonate. Molte erano abbandonati. Noi invece cosa abbiamo fatto? Da diversi anni abbiamo puntato a specializzarci, perché se noi diamo un prodotto salame che lo facciamo con la migliore spalla italiana, lavorato, mondato, eccetera, eccetera, diamo il prosciutto cotto fatto come raccontavo prima, non possiamo dare un prosciutto pane San Daniele medio. Abbiamo voluto specializzare per una gamma omogenea dal punto di vista qualitativo. Quindi abbiamo puntato a meno sale, selezione delle materie prime e allungare stagionature. Tant'è che noi a 13 mesi, 12 mesi, vendiamo quasi niente. Vendiamo all'estero soprattutto, e sono prosciutti più piccoletti perché lavorano in prodotto magro, eccetera, eccetera. Invece questi sono? Questi sono dei 24 mesi. Noi abbiamo puntato, le maggiori vendite che facciamo adesso sono 18 mesi. 24 mesi è una nicchia perché costa anche di più, tenendo fermi due anni, un anno in più, sono costi un po' di galopeso, ma anche di magazzino e finanziari. Però la nostra scelta, tra virgolette, ci sta dando ragione, perché siamo nelle migliori boutique anche. Il peso della coscia? Allora, diciamo, il Parma consente di salare da 7 a 11 kg il prodotto finito. Io per casa mia mi prendo 11 kg, però 18 mesi di stagionatura. Perché 11 kg? Perché il capitolato del Parma e anche del San Daniele prevede che i suini abbiano una certa caratteristica. Innanzitutto, del circuito della DOP, si dice, che vengono allevati in Italia, devono arrivare fino a 9 mesi e circa 160 kg di peso, più o meno 5%. E negli ultimi 4 mesi i suini del circuito DOP vengono nutriti col 55% da capitolato con cereali. I cereali cosa fanno? Trasformano un po' tutta la struttura organolettica del prosciutto e migliorano il grasso. Addirittura il mais fa addolcire l'aspetto del grasso dando un valore aggiunto gustativo superiore, e avvengono e in questo caso a 160 kg dei prosciutti che stagionati fanno 9 kg. Per arrivare a 11 bisogna aspettare altri 2 mesi, quindi e arrivare a 11 kg vuol dire che il suino è in quella fase detta di ingrasso a cereali, matura maggiormente quello spessore di grasso, ma soprattutto si chiama l'infiltrazione del grasso nel magro, la marezzatura. Quando vedete un prosciutto che ha la ragnatela nel rosso, bianco, è quello che in scala prendiamo, perché è quello più buono. Quando una bella stella di grasso al centro importante e quando ha la corona di 3 cm, quello è il prodotto buono, da gustare. Poi dicono che il grasso fa male. Ma quanto bisogna mangiare di grasso? Ormai abbiamo già si modifica chimicamente. Anche allora, perfetto. Due terzi del grasso del suino italiano sono insaturi e sono quelli che non fanno male. C'è solo un terzo che è saturi, che tra virgolette si deposano nelle nostre arterie. Però il problema cos'è? Riusciamo a mangiare due etti di prosciutto che ha al massimo il 16% di grasso? È difficile. Riusciamo a mangiare due etti di mozzarella che ha il 26% di grasso? Sì. Quindi io non voglio parlare male della mozzarella, dico dei fatti. La mozzarella se ne mangia di più perché è delicata, morbida, il prosciutto ti fa più da companatico, ti riempie di più il palato, quindi ne mangi meno. Dovrebbe avere una educazione alimentare che forse col tempo noi, con anche allora, i nostri figli, quello che noi stiamo facendo come azienda, ma guarda che anche i negozianti non le sanno queste cose. Noi, io ormai avrò fatto 130 degustazioni con 2400 dei nostri clienti per raccontare queste cose. Perché loro a loro volta devono raccontare ai consumatori. Poi c'è quello, no io non lo mangio il prosciutto, toglimi il grasso. Guarda che come togliere una gamba un atleta. Perché è un prosciutto che da un suino nato in Italia, allevato fino a 9 mesi, magari 11 mesi, nutrito con i cereali, poi noi lo prendiamo, lo selezioniamo, lo curiamo fino a 24 mesi. Togli il grasso vuol dire togliere un elemento determinante per il sapore. Io non ti dico di mangiane meno, ma gustalo come si deve gustare il prosciutto. Questo noi stiamo cercando di farlo e purtroppo è fatto in televisione. Scusate, faccio una domanda anche banale, ma
Lei fa questi prosciutti che hanno, diciamo, questa forza organolettica, questa... ma poi quando va sul mercato, negoziante, centro commerciale, si va a scontrare anche con dei prodotti concorrenti che non hanno forse questo rispetto, e hanno un prezzo anche molto più concorrenziale, immagino. Questo è il grande problema. Questo è il problema che, però, le ho detto una frase prima, devo cercare un po' di ferro da toccare per non toccarmi qualcosa. No, ma siamo tutti uomini, tanto stiamo vendendo di più. E anche il prosciutto. Cosa significa? Che questo verbo, tra virgolette, scusatevi questa arroganza, cominciamo a farlo capire. Facciamo capire che noi questi prosciutti non possiamo venderli con 13 mesi. In più tutta la cura che diamo, meno sale, sono tante attenzioni, dare meno sale vuol dire più rischio, eh? È l'unico additivo nel prosciutto Parma San Daniele. Non c'è il rischio che quando lei lo va a prendere abbia la muffa dentro, se non una tecchia. O puzza. Quindi lo scarto è più alto. E se incide che fine fa? Ah, noi lo togliamo dal mercato, abbiamo dei trasformatori che magari disossandolo ti rimane un pezzettino qua buono che può andare a tortellini, sì. E l'altro lo butta, quindi noi lo diamo a un euro, lui con questo petto si becca 15-16 euro, quindi sì. Si guadagna e fanno i soldi, ma noi questi proprio li declassiamo. E voi ce ne rimettete? Ma che percentuale c'è? Anche di più. Noi siamo su un 2%. Ma non è tantissimo. Se di più, chiudiamo i resti. Adesso io non li devo dire, però dico 2% sì, ci può stare. Però su 80.000 pezzi sono 80.000 pezzi sono 1.600 pezzi. Sono tanti. Le dice. Io invece voglio chiedere una cosa diversa. E quando si va all'estero, i prodotti italiani, quelli le eccellenze come queste, no? Sono sempre diversi, sono sempre di livello molto più basso. Perché? Che scarto c'è? Allora, noi facciamo fatica a far capire il nostro... vendi. No, spiego, cioè, provo... Sono più educati, tento a spiegare. Gusto. Mentre fatichiamo al nostro negoziante italiano a spiegargli che il prosciutto più pesante, più grasso, è quello più buono, all'estero non riesce neanche a aprire il discorso. Magro, punto. Cioè, magro, solo questa demonizzazione... Magro... Perché è anche un altro tipo di carne. No, però io ho visto che succede magro, non solo con il prosciutto, cioè si può succede col vino, no? Magro si può stagionare perché il Parma consente, perché comunque 3 milioni di prodotto che va all'estero è un numero importante. Magro vuol dire quello più piccolo. Quello più piccolo vuol dire che è stato macellato di 9 mesi e mezz'ora. Quindi è più piccolino, ha mangiato meno quei nutrimenti che l'hanno migliorato dal punto di vista organolettico, è buono. Perché confrontato però l'italiano con quello... farebbe più fatica a mangiare. L'italiano in certe ragioni se glielo mandi te lo mandi indietro. Se per sbaglio vanno in certe ragioni, ma anche al sud, non solo al nord, anzi. Qua a volte a Modena e Bologna mangiavano prodotti meno buoni che a Napoli e Puglia, eccetera, perché là hanno capito che il prodotto è buono, là piace mangiare bene. Se noi mandiamo un prosciutto asciutto a Bari, ce lo mandano indietro. Vuoi il prosciutto morbido, cassa alta, con un bello spessore di grasso, non troppo. Perché sa mangiare bene. Quindi all'estero ci vanno i prodotti marchiati, ma diciamo quelli che tra virgolette sono più piccoletti. Comunque 24 una volta si prende tempo per i prosciutti di scrofa da 30 kg, adesso non esistono più. No, scrofa non per dire, non usare la macellazione, però per dire allora. È sempre